Buongiorno amici, ecco un nuovo video di Semistrani Carlo Martini. Questo video tratta l'argomento dei fertilizzanti bio da dare ai nostri amati peperoncini. Vi illustro quindi ciò che vedete su questo tavolo. In primis vorrei farvi vedere, siamo a febbraio 2021, fine febbraio, e la primavera non tarda ad arrivare, come diceva sempre grandissimo maestro Franco Battiato. Allora, innanzitutto abbiamo qui un Buddha che ho comprato a un mercatino che trovo veramente meraviglioso. Mi ha sempre affascinato la figura del Buddha e lo tengo qui a sorvegliarci e a portarci fortuna. Poi cosa abbiamo? Spero che i più esperti noteranno la finezza del colore di questi vasettini di coccio. Qui abbiamo l'Aji Charapita che è giallo. Perché è giallo? Una bustina di semi in omaggio a chi saprà rispondere a questa difficilissima domanda. Qui abbiamo il Rokoto Olive Green nel vasetto verde oliva. Guardate, bellino. E qui abbiamo il nostro Super Calorina Reaper Red nel vasetto, ovviamente, Rosso Fuego. Quindi cosa abbiamo? Il Bio Grow, mitico Bio Grow. Io consiglio sempre o questo o il Chili Focus. Bio Grow, diciamo il re dei fertilizzanti bio. Molti non lo sanno, quindi vi svelo questo trucco se mi riesce in diretta, per cui l'etichetta con tutte le storie è qui sotto. Ok? Quindi basta aprirla lì. Cosa si dice col Bio Grow? Il Bio Grow, non so se in etichetta c'è scritto che va dato in 5 o 10 millilitri al litro. Noi ce ne sbattiamo perché soprattutto lo uso, consiglio di usarlo quando le piantine sono piccolissime, così fino a che non sono, diciamo, 10 centimetri e anche prima, appena nascono. Io dicevo sempre alla quarta foglia di iniziare a darlo, si può fare così, però visto che si può fare già prima e me l'hanno confermato quelli che lo fanno, si può iniziare a dare da subito, però con dosi ovviamente minori, che poi andrò a vedere. Poi ho questo bidone, è solo uno 0,10, cioè un 100 ml di nitrozin, che non è indispensabile ma aiuta molto, e serve un radicante, e mischiato insieme al Bio Grow, diciamo, crea una formula per me la migliore che ci sia nel bio, e quindi le do insieme. Qui poi abbiamo una siringa per calcolare millilitri, nel caso aveste poche piante come queste. Io di solito uso attrezzi come questi, che ora come vedete è intonso, che arriva a 50 ml, per fare per esempio Naga, che fai lì? Per fare gli annaffiatoi, un annaffiatoio come questo per esempio, 10 litri. E poi ho appena comprato questo attrezzo che per l'appunto serve per misurare i CL, i centilitri, vedete, litro, eccetera. Per cui vi farò vedere come fare con 1 litro. Questa è acqua piovana che io raccolgo in un bidone che lascio lì, e in fondo all'inverno è sempre pieno d'acqua, anche molto prima. Questa sorta, non so bene come definirlo, per le salse, eccetera, un flacone per salse per l'appunto, e lo userò, quello, diciamo, la sbobba che avanza di fertilizzante la metterò qui, così via via la utilizzo per annaffiare. Quindi procediamo. Allora, cosa dire? Quando le piante sono appena nate, di Bio Grow si dà 1 ml per litro d'acqua, mentre di Nitrozim, che è piccolo ma oltre ad essere molto caro è estremamente potente, è caro come tutti, come il root juice, insomma come tutti i fertilizzanti bio per le radici. Di questo, se le piantine sono appena nate, se ne dà lo 0,5 ml per litro d'acqua. In questa fase, che le piantine hanno già diversi giorni, darò 2 ml di Bio Grow e 1 ml di Nitrozin.
Quindi, come si opera? Innanzitutto si prende il litro d'acqua e si mette qua. Ora io appoggio il cellulare col mio super treppiedi da 2 lire. Ecco. E quindi opero. Allora, in questo caso, diciamo a 2 settimane dalla quando sbucano le altre foglioline, si dà 1 millilitro di questa super sbobba, cosa non facilissima. Ecco, allora questo è tantissimo, come vedete è caro, ma si deve dare 1 millimetro. Ecco, questo è perfettamente 1 millimetro. Dicevo, attenzione soprattutto col nitrozin, perché è veramente potentissimo. Mentre se doveste sbagliare, vedete come prende subito colore, se doveste sbagliare e metterne di più di BioGrow non è una tragedia, mentre col nitrozin potrebbe esserlo. Quindi si ritappa il super nitrozin e adesso si mette 2 ml di BioGrow. Eccolo qua. Questi sono più o meno 2 ml che può sparare qua. Quindi ripiglio l'acqua, la ributto dentro per i rimasugli. E questa è la sbobba per le piantine appena nate, quindi è una cosa veramente leggerissima. Quindi procedo all'annaffiatura, anzi, per non combinare un disastro le metto qua e procedo all'annaffiatura. Tante volte mi domandate quando devo annaffiare. Ecco, si annaffia quando è secco, quindi non c'è una regola, perché dipende dall'umidità. Più umidità c'è e meno bisognerà annaffiare. Ora queste piante stanno nell'agrobox, le ho tirate fuori visto che è una bella giornata di sole e io sono maniche corte, addirittura c'è 20 gradi e il 24 mi sembra, il 23 o il 24 febbraio, ma così è. Guardate che bellezza queste piantine. E questi vasetti, ma come vanno? È il sacro Buddha che ci guarda da là. Quindi, dicevo per l'appunto, cosa si fa quando avanza tutta questa sbobba? Ecco, io la metto qui. Ecco, così questa sbobba è pronta, vedete? Così è molto più facile da gestire. Tac, gliene ridò un po', tac, e tac. Guardate che bel fustino c'ha questa, dov'è? Guarda bellino, guarda bellino. Ok amici, come al solito direi che è tutto. E quindi questa semplice spiegazione per dare i fertilizzanti bio alle piante di peperoncino quando sono estremamente piccole, in questo caso il mitico BioGrow e il mitico Nitrozin. Direi che è proprio tutto. Arrivederci.